Buongiorno, ben ritrovati. Adesso in questa puntata facciamo un excursus di tutte le forme un po' più complesse all'interno delle forme di base. Andiamo a vedere il poligono. Avviciniamoci. Allora, il poligono, ogni volta che lo cliccate, ha dentro la vostra finestra delle proprietà alcune proprietà che possono essere cambiate, intanto i lati. Allora, i lati possono essere fino a 12 da 3, per cui da un prisma a base triangolare fino a una base dodecagonale. Dopodiché abbiamo il solito bevel, che non è altro che la smussatura, che può essere resa con più o meno segmenti. La stessa cosa possiamo fare quasi con questo qui, se andiamo a 12, quasi un cilindro. In realtà il cilindro è un po' diverso. Lo vediamo qua, perché l'oggetto cilindro, eccolo qui, ha la capacità di andare oltre questi tipi di lati. Parte solo da 12, quindi parte dove arriva praticamente il poligono e va in su con i numeri dei lati, per il resto è tutto uguale. Dopodiché andiamo a vedere la differenza tra piramide e cono. La piramide ha solo la possibilità di cambiare la base, cioè da 4 possiamo arrivare a 28. In questo caso qua vedete la piramide e il cono diventano molto simili. Qual è invece la reale differenza tra i due? È che il cono, in realtà, oltre a poter regolare anche l'altezza da qui abbiamo altre capacità, ad esempio possiamo vedere tanto i numeri dei lati che vanno molto maggiori, vanno fino a 64 addirittura, quindi è quasi un cerchio perfetto, oltre che l'altezza, abbiamo anche la capacità di variare i due raggi, sia quello a terra che quello sopra, cioè vedete così, se io metto i due stessi, i raggi della stessa dimensione, questo praticamente è un cilindro. Ma qual è la differenza allora a questo punto col cilindro? Che col cilindro abbiamo visto qua si possono fare le smussature. Mentre con il cilindro ricavato dal cono, no. Andiamo a vedere degli altri oggetti. Anzi, vediamoli qua. Cominciamo con questi oggetti qua. Il tubo. Andiamo a vederlo da vicino. Il tubo ha la capacità di variare il raggio, quindi quello esterno, variare lo spessore del muro. Il numero di lati, anche qua, può diventare addirittura un triangolo, fino ad arrivare a 64, come abbiamo visto per il cono. E anche questa è la possibilità della smussatura riguardante vari tipi di segmenti. Li metto il minimo perché sennò il computer vi si piega. L'oggetto fianco, l'anello, è praticamente uguale, solo che non possiamo decidere un'altezza, quindi a questo punto possiamo andare col numero, scusate, intanto col numero di passaggi che sono i lati, cioè da triangolo fino ad arrivare a 24 in questo caso qua, e il numero di lati. Lo vedete, non altro che il passaggio che prima era dedicato al bevel, alla smussatura, cioè quanto più o meno è rotondo. Dopodiché possiamo variare come nel tubo il raggio esterno e lo spessore del tubo stesso. Andiamo a vedere questo oggetto qua, che è l'anello, che in realtà è qualcosa di un po' più complesso, perché vedete cosa vi appare? Vi appare tanto il numero di lati, come sempre, ma poi c'è questa figura qua, che non è altro che questa sezione qui. La sezione, guardate, se io la tiracchio in fuori, questa e la metto in dentro, vi rendete conto che questa non è altro che la forma che viene data per rotazione all'anello. Quindi se voglio tornare un po' più normaletto così, ma posso anche cambiarlo in maniera molto strana, non so quanto utile sia, però potrebbe fare queste forme strane. Ecco, quindi questo è l'anello, è uno dei più complessi. Voglio farvi vedere invece la differenza tra la sfera e la semisfera. La semisfera in realtà non ha nessuna capacità di essere variata, mentre la sfera abbiamo il numero di passaggi che va da 24, che è il massimo e che quindi è simile alla semisfera, fino a un passaggio quasi minimo. Vedete, potete fare anche dei geoidi se volete simulare delle cupole, quindi utilizzate quella lì. Andiamo a vedere altre due differenze, anzi, due tipi di stelle, si chiamano proprio stelle. Cos'è la differenza? Che questa qua gialla, che è piatta sopra, non posso cambiargli nulla, che non il solito spessore, le solite dimensioni. Questa qui invece mi dà la possibilità di variare qualcos'altro, ogni tanto quante punte, e posso fare tipo un sole. Dopodiché, ovviamente, il raggio, ma anche il raggio interno, perché posso trasformare questo in un solido estruso, ecco, come fosse quasi, in questo caso qua, un cono, ma anche con dei raggi molto fini. Questo qua è in percentuale che va dallo 0 100%, 100% praticamente un cerchio. Sull'80% vedete che si formano circa delle figure geometriche, ad esempio con l'80% e il 5 si forma
una base pentagonale, una piramide base pentagonale. Vediamo alcune altre particolarità di questi oggetti, scusate, eccolo qua, il testo. Il testo può essere cambiato intanto col tipo di font, quello con le grazie che sono queste sporgenze qua, o quello senza grazie che può essere sia stretto che largo, e poi quello multilingue che è simile a quello graziato. Dopodiché avete l'altezza del testo, spessore quindi, in profondità, e avete la capacità di anche lì di smussarlo, a seconda della smussatura avete più o meno, aspetta che mi avvicino, più o meno arrotondati gli spigoli. Dopodiché c'è questa cosa qua, lo scribble. Lo scribo, scusate. Ed ecco qua, se andate lì, cliccate, potete fare l'edit. L'edit vi appare questa nuova finestra dove avete praticamente la possibilità di disegnare qualcosa. Ad esempio, faccio questa roba qua, questa girellona, dico fatto e diventa una girellona. Niente di più di meno, perché poi alla fine posso regolargli solo l'altezza, che posso fare anche qui. Ovviamente, o posso farlo in questa maniera, come deformo tutti. Ecco, questi grosso modo sono gli oggetti un po' più avanzati, perché che riguarda le forme che Finkcap prevede.